Ex Cube di Como, dopo tre tentativi è finalmente stata affidata in maniera definitiva la gestione dell'ex bar ristorante nella zona dei Giardini al Lago. I controlli sono terminati e gli uffici comunali hanno aggiudicato il locale alla società Lake Commerce SNC, con sede legale a Como, in via Benzi 1. Inizialmente a doversi occupare della struttura di Viale Rosselli doveva essere la PSG SRLS, la società che aveva fatto l'offerta maggiore. Gli assegnatari però non avrebbero fatto pervenire agli uffici comunali l'accettazione controfirmata entro i 10 giorni previsti. Pertanto si è dunque proceduta a dichiarare la società decaduta dall'assegnazione. Ora le verifiche e controlli effettuati dagli uffici tecnici comunali hanno dato esito positivo. L'asta pubblica è stata dunque aggiudicata la seconda classificata della gara. I gestori dovranno versare a Palazzo Cernezzi un canone annuo pari a 65.160 euro. Nei prossimi giorni effettueremo un sopralluogo con i nuovi gestori e tecnici per la consegna ufficiale delle chiavi dell'immobile, ha spiegato l'assessore al patrimonio di Palazzo Cernezzi, Francesco Pettignano. E infine sul bando per la gestione del lido di Viale Geno, l'assessore fa sapere che le ulteriori verifiche richieste sull'aggiudicatario sono terminate e che l'immobile è stato aggiudicato in maniera definitiva alla società Vite SRL di Bresso nel Milanese. La speranza ora è che il nuovo gestore possa mettere subito mano all'immobile e iniziare i lavori di sistemazione per riuscire a riaprire il lido per la stagione estiva.